Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vi volevamo far vedere come realizzare questo bellissimo motivo trafolato. È un motivo, come vedete, davvero molto bello, di un bellissimo effetto che sta benissimo con i tantissimi progetti, sia estivi che invernali. È alla sua realizzazione veramente molto molto facile. Infatti ora andremo insieme a vedere come realizzarlo. Guardate che meraviglia! Ha questi forellini che danno veramente un bellissimo effetto. Ad esempio, su questo campioncino, se dovessi realizzare anche una sciarpa, avresti una sciarpa molto bella, particolare, che magari, se utilizzate anche il cotone, estiva. Un'altra cosa molto bella di questo motivo, che vi permette appunto realizzare un progetto che da entrambi i lati è uguale, non c'è appunto una parte frontale e una parte di retro, sono entrambi uguali. Quindi, ad esempio, come abbiamo già detto, accennato prima, se fate una sciarpa è perfetta, perché comunque non c'è una parte di rovescio. Poi può essere utilizzata anche per realizzazione dei altri progetti che qui noi ora stiamo facendo, ma intanto partiamo con il nostro tutorial e vediamo insieme come riprodurre questo bellissimo effetto trafolato. Iniziamo! Quindi partiamo con una riga di maglie. Per il nostro campioncino ne abbiamo circa 20 maglie. Per l'avvio, come sempre, siete liberi a scegliere la tecnica che preferite. Noi usiamo quella alla nordica. Se volete, qui sopra oppure sotto potete trovare il link allegato che potete consultare se volete vedere in modo più dettagliato alcuni metodi di avvio delle maglie. Eccoci qui, abbiamo avviato le nostre maglie, alla fine abbiamo fatto 30 maglie perché avevamo il filo che era un po' più lungo, quindi abbiamo preferito farne un po' di più per poter far vedere meglio il motivo che andremo a realizzare. Partiamo con la lavorazione del nostro primo ferro e andremo a farlo tutto con la lavorazione a diritto. Ecco, il primo ferro l'abbiamo fatto, tutto per il diritto. Ora, per altri 4 ferri procediamo con lavorazione per il diritto, quindi andremo a riprodurre appunto il motivo a legaccio a diritto. Ci vediamo quando abbiamo fatto altri 4 ferri a diritto. Eccoci qui, abbiamo fatto 5 ferri a diritto e abbiamo fatto appunto, come vedete, il legaccio. Ora partiamo con la seconda parte del nostro motivo e andremo a realizzare i forellini, appunto, che poi insieme al legaccio costruiscono il nostro motivo trafolato. Iniziamo. La prima maglia di vivaglio noi la spostiamo, non facciamo nessuna lavorazione. La maglia successiva la lavoriamo a diritto. Vedete, normalissima, così come si presenta. Facciamo subito un gettato, vedete, abbiamo fatto un gettato semplicissimo. Andiamo poi, successive 2 maglie, a fare una lavorazione unica, quindi andiamo a fare una specie di diminuzione unendoli, vedete, per il diritto. Quindi andiamo a fare le maglie insieme per il diritto. Quindi ora abbiamo realizzato il nostro primo forellino grazie a questa piccola diminuzione semplice. Ora, subito dopo, torniamo a rifare un gettato semplice. Andiamo a lavorare insieme 2 maglie per il diritto. Ed ecco un altro forellino, vedete? È davvero facilissimo, ma un motivo molto bello che si sposa benissimo con tanti progetti. Stessa cosa, subito un gettato e 2 maglie insieme per il diritto. Quindi non facciamo altro che fare un gettato,
unire due maglie e continuiamo praticamente la nostra lavorazione del legaccio, quindi sempre per il diritto le maglie, tutte le maglie che si presentano, unendo appunto questo gettato che ci permette realizzare il nostro motivo trafolato. E così procediamo per tutto il ferro. Gettato, due maglie insieme con la lavorazione per il diritto e così via per tutto il ferro. Ecco qui, siamo arrivati praticamente al fine del ferro, concludiamo il ferro con sempre lavorazione per il diritto. Ecco, ora possiamo dire che abbiamo concluso il primo blocco del nostro motivo, perché appunto il motivo è composto da 6 ferri, che sono 5 a legaccio e il sesto con realizzazione dei nostri forellini grazie al gettato. Ora vedete che subito dopo il primo ferro vediamo già questi bellissimi trafolati, questi forellini, scusatemi, che si stanno realizzando. Quindi ora noi dobbiamo riprendere e tornare a rifare di nuovo la prima parte del motivo, perciò 5 ferri a legaccio, per poi procedere con la seconda parte del motivo. Quindi ci vediamo quando abbiamo fatto 5 ferri a legaccio. Sempre così per il diritto procediamo. Vedete, anche il gettato va lavorato come fosse una maglia normalissima, vedete, per il diritto normale. Abbiamo fatto altri 5 ferri a legaccio, ora partiamo con il sesto ferro e la seconda parte del nostro motivo. Quindi andiamo a realizzare, creare i nostri forellini, sempre con il gettato. Quindi facciamo la lavorazione della prima maglia per il diritto, il gettato, poi uniamo insieme 2 maglie e li lavoriamo per il diritto. Vedete? E abbiamo fatto una piccola diminuzione, quindi abbiamo come se avessimo creato questo spazio appunto per il nostro forellino. Dopo che abbiamo fatto la lavorazione di 2 maglie insieme, facciamo subito un gettato, normalissimo, un gettato normale subito. Poi andiamo a fare la lavorazione di 2 maglie insieme per il diritto, per realizzare appunto il nostro forellino. Ed ecco qua, vedete? Molto semplice e molto molto di effetto. Ora di nuovo subito un gettato, 2 maglie insieme per il diritto e di nuovo gettato, 2 maglie per il diritto, gettato, 2 maglie per il diritto. Vedete che è molto facile perché praticamente non cambiamo niente, facciamo tutta la lavorazione per il diritto con questi semplicissimi blocchi da 5 più 6. Quindi di nuovo gettato e andiamo a unire 2 maglie insieme per il diritto. Gettato e 2 maglie insieme per il diritto. E così procediamo per tutto il ferro. Vedete, abbiamo finito il ferro e abbiamo fatto 2 volte il nostro blocco del motivo. E come vedete, sta già prendendo bene bene la forma e si vedono benissimo i forellini e si vede appunto questo nostro motivo trafolato che è molto bello, molto di effetto e facilissimo da realizzare. Ora così potete procedere per il vostro progetto, appunto, dipende ovviamente che cosa dovete fare. Speriamo che il tutorial sia stato chiaro, che ci siamo riusciti a spiegare bene. Grazie che siete rimasti con noi e ci vediamo con un nuovo tutorial.